091 96 1108. Il nuovo capomafia di Palermo si chiama Natale Bruno ed è stato arrestato all'alba di oggi insieme ad altri 17 tra boss e gregari. Si vantava di essere stato allevato alla scuola di Michele Graviano, boss del gruppo mafioso che tra l'altro ordinò la morte del parroco Giuseppe Puglisi. La squadra mobile di Palermo ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni esponenti delle famiglie mafiose incardinate nel mandamento cittadino di Brancaccio, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, possesso ed uso illegale di armi da fuoco ed altro. L'operazione battezzata Zefiro arriva a distanza di 2 anni circa dall'operazione Araba Fenice, che ha permesso di far luce sulle lucrose attività dello storico mandamento cittadino. Le indagini hanno accertato come le leve dell'economia mafiosa nella zona orientale della città, siano esse quelle tradizionali legate allo spaccio degli stupefacenti e delle attività estorsive, siano esse gli inediti rapporti intrattenuti con cellule criminali, addirittura campane, fossero azionate proprio da Bruno Natale. Anche nel campo delle estorsioni Bruno è stato protagonista in prima persona di episodi criminali che lo hanno portato materialmente ad esigere oboli e cifre significative ad esercenti della zona. Il quadro tratteggiato dalle indagini dei poliziotti è quello in cui non soltanto i soggetti organici dell'organizzazione mafiosa remano dalla parte di Cosa Nostra, ma anche individui non formalmente iscritti nel registro degli uomini d'onore e comunque asserviti agli interessi della consorteria criminale. I dettagli dell'operazione Zefiro nell'intervista al procuratore aggiunto Leonardo Agueci e al capo della squadra mobile di Palermo Maurizio Calvino. Le indagini sull'attività di Cosa Nostra a Palermo da parte delle principali famiglie mafiose non si sono mai fermate. Questa indagine nasce da una indagine precedente sul territorio ed è seguita da ulteriori attività investigative che sono ancora in corso e che poi speriamo avranno il loro positivo sviluppo in futuro. Nell'ambito delle attività di Cosa Nostra c'è anche quello delle azioni violente e dobbiamo ricordare proprio che nel territorio di Brancaccio, nello stesso arco temporale in cui si sono svolti i fatti oggetto della presente operazione, c'è stato uno dei più gravi fatti di sangue avvenuti negli ultimi tempi, tra l'altro in orario e in luogo frequentatissimi. Quindi Cosa Nostra continua in modo ininterrotto quando serve a svolgere azioni violente. In tutto questo rientra fra le ipotesi in cui questa violenza può esercitarsi per mantenere comunque il controllo del territorio, c'è anche quello dell'esecuzione di atti violenti e di atti intimidatori. Sono più che ipotesi di lavoro, sono dei dati investigativi che conosciamo, fondati, che certamente creano preoccupazione e attenzione, che in questo momento stiamo sviluppando particolarmente e su cui in questo momento non siamo in grado di poter aggiungere altro. L'indagine stessa dimostra la naturale e ciclica attitudine delle consorterie mafiose a ricostruire dalle proprie macerie, cioè tutto quello che consegue un'operazione appena conclusa comporta la necessità di dover ricomporre l'organico con gli elementi a disposizione per riprendere gli affari da una parte e le esigenze di cassa per il sostentamento e per gli introiti che servono alle famiglie. Quindi se da una parte consente di destrutturare un'altra parte della famiglia mafiosa, dall'altra parte non pone assolutamente al riparo dalla circostanza che inevitabilmente, come sempre succede, la famiglia si rimette in movimento per cercare di recuperare le posizioni attraverso gli elementi che rimangono sul territorio, chiunque si siano, e poi ovviamente a seconda dei personaggi che ci stanno in quel momento storico.